Ok, si prende il caso, sì, sì. Sì, sto già riprendendo. Così è. Questa lasciala a me. Eh? Lasciala a me questa. E questa è la mia, se voglio sentire, se no. No, no, perché posso. Ho problemi. No, facci frisco. Allora? Ogni tanto te le possiamo. Ci sono sedie avanti per chi vuole. Ci sono sedie qua, dai. Se fosse, forse mi siede. No, no, vabbè, mettiti. No, forse mi siede. Ma ci sono anche... Oh, girati così, adesso che non suoni ti vedono, va? Come?
siamo in diretta, dico, almeno vedo la tua faccia. Addirittura, se no non sono il naso, ho visto. No, era così. Continuo. Simone, iniziamo, dai. Continuo. Martino. Allora. Vabbè. Ah, sì, sì. Se ci date il via iniziamo, però aspettiamo il vostro via. Possiamo iniziare? Se mi sentite faccio almeno del microfono, altrimenti... No, qualcosa. Usalo, usalo, usalo. Perfetto, così. Serata eccezionale questa sera, per due motivi. Uno, perché la meglio gioventù è tutta raccolta qua. L'altro motivo è perché stasera avremo modo di ascoltare poesie eccezionali. Le avete già ascoltate, qualcuno ne avrà pure lette. Sono davvero eccezionali. Sono le poesie di Martino Recupero. Io ti applaudo. Cosa hanno di particolare queste poesie? Hanno di particolare che ci tagliano il cuore. Ci segnano il cuore, ci fanno ritrovare, ci risvegliano i nostri sentimenti. E questa sera avremo pure modo di parlarne. Chi ha organizzato questa serata? Cosimo, scusa, me la poesia sempre. Ma questo in modo particolare? No, lo dico, è già un campo dove arrivi al cuore. Allora, chi ha organizzato questa serata? Presto detto, la meglio gioventù da un lato e gli amici della biblioteca dall'altra parte. La serata sarà condotta da la nostra Simona Masciaio, certamente. Il chitarrista non poteva mancare ad accompagnare. E comunque è importante ritrovarsi stasera in famiglia per la consapevolezza di stare in famiglia, riconoscersi che non facciamo parte di altri pianeti, che questo è il nostro unico pianeta e siamo tutti fratelli. Cesire, condividi quello che pensi e aggiungi qualche altra cosa. Buonasera a tutti. Siamo molto contenti di poter condividere con voi questo bellissimo evento che riteniamo molto importante, perché penso che sia il primo di una bella collaborazione che dobbiamo intraprendere, perché siamo convinti fermamente che l'unione fa la forza e che bisogna comunque fare tutti, cioè impegnarci tutti perché ci sia un po' di fermento in questo paese che sta un pochino, che ha perso da tanto tempo quella che lo smalto, che lo contraddistingueva da tutti gli altri paesi della zona della Romide. Purtroppo viviamo un momento molto particolare. Io dico che viviamo a Salerno un silenzio assordante, che sembrerà una cosa strana perché è un ossimoro, come sapete, perché le persone stanno zitte, nessuno che ha una qualsiasi reazione. Quando non si ha una reazione è un brutto segno, perché nel bene o nel male una reazione è vita. Non avere reazione vuol dire che siamo fermi, siamo in una situazione di stallo molto pericolosa. Quindi io mi auguro che
da questa collaborazione, con la collaborazione che noi stiamo cercando in verità anche con altre associazioni, perché vorremmo fare proprio questa animazione culturale, questa animazione territoriale che è molto importante. Infatti abbiamo preso contatti anche con altri centri della LOCRI, non solo di Siderno, per creare nuove opportunità di crescita culturale. E io volevo anche ringraziare particolarmente Cosimo, che è stato, quando mi ha telefonato per comunicare, sono stata molto contenta perché ci ha dato questa opportunità, e vorrei ringraziare Martino, di cui già abbiamo apprezzato le qualità, perché è venuto già al centro giorno 3, al centro di aggregazione, e abbiamo avuto una serata meravigliosa, ha lasciato tutti a bocca aperta per il modo di come si è posto, per come riesce a coinvolgere anche veramente, come dice Cosimo, l'anima. È vero, come dice Nora, che è la poesia. In questo caso stiamo parlando della sua poesia e dobbiamo rendere merito a lui, che oltretutto è una poesia in dialetto che ci richiama un po' a quelle che sono le nostre origini, senza andare nei luoghi comuni che tutto il passato è buono e tutto il futuro, che il presente non è buono, ma nel passato ci sono le cose belle da portare in rilievo, ed una di queste è proprio la nostra lingua. Quindi io lo ringrazio, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. E allora passo il microfono a te, se non ti dispiace, spero. No, a me non è l'onore di condurre questa serata. Signore e signori, buonasera, benvenuti a questo evento, un evento molto particolare, come ha detto Cosimo. Nel 1958 Giuseppe Prezzolini scriveva: pubblicare un libro di poesia è come buttare dalla finestra una piuma e aspettare che caschi facendo rumore. Qualche volta la piuma si illumina di un raggio di sole, allora la gente si volta in su a guardarla. Queste parole di Prezzolini hanno un significato molto profondo, sia perché la poesia non è molto apprezzata e non è molto letta, come si può leggere la prosa, però quando la poesia tocca, entra dentro di noi, diventa qualche cosa che veramente si illumina, e non soltanto illumina il mondo, illumina la nostra anima. La poesia è una leggera brezza, quindi, capace di spostare il grigiore delle passioni che inquinano le menti ed aprire i nostri occhi e le nostre coscienze verso cieli puliti, dove, come scrive Martino Recupero nelle sue opere, volteggiano i nostri sogni giovanili, i ricordi e le emozioni dirette pure di uno spirito libero, libero e reale. Egli fa coincidere il proprio stile di vita con la sua poetica. Proprio questa mattina dicevamo che bisogna essere se stessi, non soltanto quando si scrive, ma nel modus vivendi, cioè proprio condurre la vita nello stesso modo in cui uno si sente dentro, essere dentro e essere fuori. La sua poetica è una poetica genuina, vera, tangibile, poiché Martino usa il dialetto calabrese, la lingua dei padri, la lingua dei nonni, e con ciò coglie e trasmette nella sua intensità il valore della vita, dei ricordi. E non solo chi ama e conosce questa lingua ne può conoscere le mescolanze di culture. Il nostro dialetto è una mescolanza di greco, di latino, di arabo, di spagnolo, di francese. E chi più ne ha più ne metta. Sono passati tutti. E ricchi, è un dialetto ricco di suono, di suoni onomatopeici. A Siderno non più origina. A Siderno Zamania, perché le voci di pioggia fanno zac, zac. Solo attraverso quelle parole, quei suoni, il dialetto assume dei valori così intensi, così unici, che nessun altro modo, nessun'altra lingua del mondo può permettere la tale emozione e la tale trasmissione. Questa sera accompagna
Martino accompagna Sergio Delicato, Delicato di nome di fatto, perché l'ho sentito suonare poco fa, qui merita veramente un applauso e ne avremo modo anche di ascoltarlo. Quindi Martino, Uri Felici, l'ultima tua raccolta, un vulcano in eruzione, no? Sei un vulcano in continuo. A me sembra di vedere il Latina, il tino dove bolle il mosto, in continuo, no? E se lo tappi poi un po', pum, vado a fare tutte le parti. E niente, oltre che dire questo, diciamo che non è sei tu soltanto a parlare, ma è il tuo spirito, è il tuo io. E io vorrei iniziare proprio con una poesia, una poesia che è un lavoro di poeta. Allora, buonasera a tutti. Fare poesie, scrivere poesie, ritrovarsi magari nell'ambito scolastico, magari ritrovarsi come la sera lì a Piazza Cavone, insomma, quando hanno presentato la statua donata dal Giustino di Ercole. E sei un piacere, perché sono delle cose che si rinnovano, sono quelle, come dire, quella stretta di mano, adesso che non c'è il Covid, era quello che ci mancava, proprio questo sentirsi, toccarsi la pacca sulle spalle, era quello che è il senso della nostra comunità. Non senti, siete bene? Non si sente. Se, forse qui è più forte, questo sì. E il senso della comunità è proprio quello che ci spinge un attimino a fraternizzare. Se poi questo senso della comunità riusciamo a trasmetterlo con il dialetto, noi pensiamo che il dialetto sia veramente la lingua del cuore. La lingua del cuore, perché noi, lo dico sempre, quando noi pensiamo e chiediamo una grazia al nostro Signore, oppure cerchiamo di... noi ce lo facciamo sempre in dialetto, perché immaginiamo che questo nostro messaggio possa arrivare meglio. Assolutamente, ma anche quando imprechiamo, no? Quando imprechiamo non lo facciamo in dialetto, in italiano, facciamo in dialetto, perché immaginiamo che il destinatario ci possa essere più veemenza nelle cose. Ed esprimersi in dialetto e recuperare un attimino tutte quelle che sono stati forse i suoni che questo compagno fedele che c'era nel nostro, l'attore della casa nostra, quello che definisco sempre l'attore della casa nostra, è per me un motivo di conforto, un motivo di bellezza. E però, se è fatta poi in rima, diventa poesia. E certe volte io immagino, ma il mestiere del poeta è un mestiere che paga. Tante volte in estate facciamo sempre le rassegne sul filofono, sui grandi poeti, insomma, che si sono succeduti qui nella nostra terra. Tante volte io immagino che quando è stato in vita a filofono magari era considerato un piccolo operaio, un piccolo dipendente, e magari si era portati a immaginare che le persone importanti nella società fossero i grandi capitali d'industria, o le persone che magari danno lavoro ad altri e fanno guadagnare denaro ad altri. Però tante volte lo dico sempre quando sono nelle serate, facciamo, noi celebriamo, dopo sarà 40 anni che sarà morto Filotomo, e noi lo celebriamo, non so, D'Agostino, gli Archinati, tutte le persone che hanno, celebriamo ancora un bravo poeta. E quindi questo ci fa pensare un attimino, immaginare che il senso di amore verso i genitori, la dignità che ognuno ha all'interno della famiglia, sia un valore importante per la nostra società. Sul lavoro di un poeta, dicevi. Un lavoro di un poeta è questo, immaginiamo. Questa poesia si intitola Lavoro di un poeta. Ma davvero c'è bisogno di poeti? Questi rimi leggeri e questi qui. Questa vita veloce resta lesta, fino alla giornata è picciola e non basta. Com'è possibile, uso di un'ardenza, a cui temi di parole in tacadenza, a cui guarda sempre il rubro di un cielo, chi mostra tutto, scuffando vero. Ma forse è bello, a poesia non vale niente, non è una lettura interessante, e ni poiete, che credono importanti, parlando e scrivendo tante cose, non per me. Ma l'occhio e l'anima danno per guardare, e chi da stessa sgravano parole di nostalgia, amore e scioglierare, cantano sempre come un signore. Di musica poi chiedono ad ognuna,
a stigli, mare e luna, la risposta che della morte non hanno paura e che ne hanno cuore della parte giusta. Grazie. Bellissimo. Vero, il lavoro del poeta non lo paga nessuno. E non sappiamo proprio se abbiamo bisogno veramente di poeti. Io penso proprio di sì. Perché abbiamo bisogno di aprire quello squarcio di grigiore della vita, come dicevo prima. E caro Viareggio? Caro Viareggio, appunto, riprende quello che dicevamo prima. Custodia letto, ti prego, signore, è più vicino, presente con te. Pensieri, speranze, dolori, ste fatticelle, la vita mia. Dialetto in avota, di pochi parlati, custodio attento, vengo perduto. Profane forrisi, vocabolo strano, conversazione vecchia di persone anziane. Patroni vatti, non penso che bello. Sta palla antica più presto. Porta codigli, modigli sincero, ne c'è ancora, è una lingua viva. Sta lingua resiste, fa cuore della gente. E pane ed olio, do luci cogliuti. A onde se sì, ti prego ma senti, compagna fedele, di tutti i minuti. Tutta la cultura, un mondo scompare, tuo amico dialetto ancora compare. Ti riconosco, tu sei Magaria, tu sei l'addore, la casa mia. Bravo. Uri Felice, l'ultimo libro, l'ultima raccolta di Martino. Ma lui in questo testo non divide le ore come proprio la scansione cronologica del tempo nella giornata, nell'arco della giornata, perché non c'è una prima ora, una seconda ora, una terza ora dove si può essere felici oppure meno. Le sue ore felici sono un viaggio nella prima ora attraverso luoghi e viaggi. Mi ha colpito in modo particolare in questa prima parte un spizio. Ve lo ricordate quello che noi chiamavamo un ario da chiesa? Ah sì. Certo. Bene, questa poesia è dedicata a lui. Questa è una poesia che mi fa emozionare. Tutte le poesie mi fanno emozionare. Perché Umani la chiesa era. Costituzione. Sì, era la parte bella, la parte umile, la parte. Era fondamento della nostra serenità, con questa sua innocenza, con questa sua semplicità, con questo sorriso, con queste parole di circostanza che cambiavano a seconda che la funzione fosse un funerale, un saluto nostro. E un matrimonio, un battesimo. Quindi ogni parola era il frutto di questa sua esperienza, però in fondo noi immaginavamo soltanto che Mario fosse soltanto sì, quei 10 minuti, quella mezz'oretta di domenica. No, Mario era un'altra cosa. Era una persona con cui era scherzosa, con cui ricordava tutti, conosceva tutti, perché giustamente il suo mestiere lo portava, no? A sapere, a dire queste cose. E l'ospizio non è... Magari se risponiamo un attimo per il momento, sarebbe opportuno. E in realtà lui sapeva tutto di tutti, perché in realtà sapeva, conosceva, insomma, fino a pochi, dal battesimo alla morte, se vi ricordava alla cresima, alla comunione, se conoscevano più. Però l'ospizio io lo definisco a casa in uno, perché in realtà non è un qualcosa che
non è, è qualcosa di triste, non, non si vedono le stelle, non si vedono le cose belle che noi siamo abituati a vedere nella nostra famiglia. E nell'andare a trovare a, a Mario, ho visto, c'erano delle fotografie di persone che io immaginavo fossero ancora in famiglia, invece no, erano lì, sole, lasciate, abbandonate, senza, senza nulla. E mi ha, sono sceso, sono, mi sono intristito e ho fatto questa poesia, speriamo vi piaccia. Casa di riposo, è scritta in topo al cielo, ma è solo ospizio. A casa è noi. Pochi infermieri parlano tra libri, non vi è lucerna, non c'è vestito. A fine del corridoio dava Dio, autori di sciazza e malinconia. Stanze vacanti, persiane sbalasciate, chiumare asciutti dell'anno passato. Non mangi niente, fanzine strane, voci pesanti, sempre lontani. Non c'è più niente desiderare, se canta vecchia, solo i bruciati. Talmente solo a parlare dei figlioli, musica cara, non sono di parole. L'unica luce poi che non ti scordo, se senti tu, non me li ricordi. Pensando a te, unico e solo amore, marzo tu letto, un batto loro, ma sogno solo, come un palo e luci, senza ricciato e senza più fuggi. Non è così, io lo vedo, non lo visto. E non funziona. Che fanno parte di questa prima ora di Locchi, e il paese di Adige. Anche vicino al microfono. Non si sente? Grida, no. Ma di solito, allora, di solito io urlo questa sera. Non hai bisogno del microfono, non però oggi non sì. Non ho bisogno del oggi microfono, sì. Oggi sì, invece, l'abbassamento di voce. Vediamo che una persona come Sartino, una persona che anche che legge, una persona che dei libri sa trarre la parte importante. Altra poesia molto bella è Amico Libro. Amico Libro è la personificazione del libro, come se fosse un compagno fedele che ti accompagna nei tuoi viaggi, che poi è destinato comunque a lasciarti. E si immagina che alla fine della fiera tu stai nel salutato, stai già cercando un altro con cui accompagnarti nel percorso della tua esistenza. Amico Libro. Un libro è un amico, raro e importante. Ti resta vicino, percorre distante. È voce, ti parla, regala pensieri, ti stringe, ti abbraccia di tutti i maneri. Non è solo carte, giangiute e regate, parole scritte di tempi passati. Oppure i ricci, fu qualche disegno, ricordi della scuola, un vecchio compagno. Tuo stipo che l'apro mi dici presenti, la carta invecchiata laddove si senti. Restando in là, fedele t'aspetta, o tavolo fermo, così senza fermo. E treno che picchi per viaggio lontano, si ferma o cammina, più forte o più chiaro, si ricco chi sorge. O nulla tenente, di tutto regala e non chiede niente. Con l'ultimo foglio poi ti saluta. Rallenta la lettura, finisce, s'astuta. Già un altro cerchi, un tipo a nutre cari, leggero un po' cero, mu torni a volare. Sergio, a te, uno stacchetto.
Io cerco di fare qualche autore un po' poetico. Questo è purtroppo... Non, sì, vabbè, ma non serve il microfono. Purtroppo la chitarra non è amplificata. Questo è anche per sentirne veramente il suono, che è un suono vero, amplificato è molto brutto. Quindi il silenzio è d'obbligo. Si sente benissimo. Sì, perché è la purezza del suono che si sente, in realtà più che la forza. È come un po'... Vabbè. Lacrima, si intitola il pezzo, l'autore è Francisco Carrega. Mamma, io ho rivisto proprio da madre mettere lo zainetto in spalla ai miei figli. Ora ho visto il percorso della vita che va avanti e continua a tenerti. Allora, Ma è una poesia ovviamente che ho dedicato a mia madre, che è una mia fan, però lo dimostro. Perché è così, no? Però mi dà il senso della famiglia. Quando era con papà esprimeva un valore più forse come quantità. Adesso forse è finita un pochino quella quantità, però la qualità ancora c'è ed è preziosissima. Ma este numari non finisci mai. Abbondi terra e cielo sul lui. L'unica cosa vera che dai, l'unico amore è tu la perdoni. E m'acconsavi come guardo a specchio. E mi capisci come era potente. E passa il tempo, curva sul vecchio, o penso spesso, sei in uomo che stai. E vedo un zainetto, a torte compleanno, gli occhi e le canzoni che ti giri. Un primo che basavi, capovando, la pagella che mi rifermavi. Con arbori grandi mi proteggisti, a me di poesia imparassi e mamma ti chiamai e tu ridisti e in un momento giù non mi lassassi. Ma se sei debole e non c'è un papà, ti senti sola ed esti malattia. Ma che ti sbagli, che noi restiamo qua e sempre.
pensava. Questa persona si chiama Zia Nuccia, ed è mia zia Nuccia. Sono professoressa del liceo classico, un'istituzione per quelli che hanno, mi hanno frequentato, perché io ero la scuola. Si intitola, prima voglio dedicare a Zia Nuccia, però in un certo senso la dedico un pochino a tutti coloro che... È una poesia sui sentimenti, che i sentimenti, ne parlavo prima con l'amico lui, con la madre. Il sentimento non ha un'età, non ha una nascita, non, ha, non muore mai. Il sentimento è sempre, a tutte le latitudini, a tutte le stagioni, a tutti, non ha età anagrafica. Un orologio due cuori è quel meccanismo che riprende sempre. È un pochino a certe volte al rilento, perché ha bisogno, magari ha perso un pochino di ritmo, però in realtà un orologio due cuori spinge sempre, c'è sempre. Un orologio due cuori. Oh cuore, cuore mio, ma che fai, canti? Che cerca fare? L'occhio dentro l'occhio. A musica non sono ancora senti. Davanti a muri però potente notti. Ripiglio batti come ai tempi tanti. E quando valzer da vita cominciare. Tante stagioni, di soli, disegnando, a faccia sua, un po' cielo, disegnare. Mo che si stanco, lento e ben voluto, tu non hai bisogno sicuro d'altre cose. Caverte col battito estruduto, finiro i tempi di margherite e rose. Orologio, camminasti senza sosta. La strada tua, senza altro guardare, che stratura, ma facista apposta, parlasi tu, di suo conformare. Usaggio buono, la faccia dell'onesta, quando cominci a giri come ruota, tu petto vuole, i certo non resisti, e torno un giro forte, un'altra volta. Tornando alla poesia della mamma, una mamma. Per noi figli i genitori sono come le rocce. Volume. E i genitori, per noi figli i genitori sono delle rocce. E non c'è cosa più brutta per un figlio vedere i propri genitori invecchiare. È una cosa terribile. E da qui però ci sono i buoni sentimenti, quelli profondi, quelli veri, quelli puliti. Allora, i buoni... Sì. Aspetta, scusi, ma non so nemmeno più di troppo. Adesso sì, è meglio. Siamo stati molto furbi. I buoni sentimenti è una poesia che io ho pensato per tutte quelle persone che alla fin fine è come se fosse un buon sentimento. Shakespeare diceva che il tuo destino è il tuo futuro. Il tuo carattere è il tuo destino, nel senso che se uno ha il carattere, è animato da buoni sentimenti, avrà sicuramente una vita degna di dare nome. Non perderà mai, imparerà sempre, quindi non ci saranno mai delle sconfitte, sarà sempre una continua crescita. E la differenza tra gli esseri umani, secondo me, non sono né i soldi, né i proprietari, né la bellezza, né altre cose, ma sono i buoni sentimenti. C'è un momento nella vita di persone che certe cose danno sopravvento. Sono ammucciati, subito nei vini, vengono fuori, che manco tu nei grilli. Si compongono sempre a mezzo all'atti. Non hanno forma, né peso e né colore.
all'entra sarto, demente mo rifletti, comincio cangio spesso a tutte loro, sui sentimenti buoni, che provi a mille amici, l'apro un cuore, la terra fino ai stili, affronto un mondo, mezzo, grazie a Dio, gigante cresci, a mezza manadetto, se bello o brutto, se ricco o spellezzato, se casa vuoto oppure tracoiato, chi lo che cangia, tra Dio e l'altra gente, è un buon cuore, i buoni sentimenti. E prima di passare alla terza ora, Sergio. Senza microfono. No, non ce la farò. Ma lo vuole lui. Sempre di Francisco Tarrega. Sempre di Francisco Tarrega, questo è un pezzo molto famoso, Reguardos de la Landra. Io non sono mai stato a vedere la Landra, ma ho suonato spesso. Ci vuole andare. Ci proviamo, eh. Ovviamente le cose che non si possono cambiare è lo scandire del tempo che trascorre e la morte. Tu hai scritto anche dei 20 anni che non tornano più. Sentiamo proprio questa poesia, 20 anni. Ma giù per questo, no? Sono parecchi anni dietro. Partiamo da lì, cioè, facciamo poi fino ai 20 anni. Allora, 20 anni è questa forza, che ventenne esprime, che non ha paura di niente. Ventenne è una persona che non si spaventa di niente. È una forza della natura. Dai 20 anni non mi spagnino a cui sgarria a bocca se vuoi. Sono rispecchiato, non guardo faccia a niente, quando mannaco divento potente.
tutti i reparti, mi sanno paro paro, tutti rispettano, mi tenono caro. Un uomo mio e ad ogni incontrata, tutti mi invitano ad ogni tavolata. Pochi vecchiai e mi tremano l'anche, la testa e i piedi, l'ossa sono stanchi. Penso ai vent'anni, a quando era in verdura, campi ricordi, ma venia ad ognuno. In realtà, questa è la poesia dei vent'anni, ma in realtà la poesia che io mi pongo. I vecchi dicevano, per ogni tempo dura, no? Tutto è niente, è per sé. Niente per sé. Certe volte uno pensa e immagina, ma io sto facendo delle cose, dopo che muoio che succede? E questo che dico, e dico così. Dopo che muoio, usate che mi tocca. All'arborelli miei, cuduna una cura. E così recito, c'è una filastrocca, da state calda all'ombra e nata scura. Non saci quale giorno e lo comando, se sono solo oppure in compagnia. Se bello riposato oppure stanco, sento il silenzio o una melodia. Vestuto di nuovo, una cravatta asciuri, capirli fatti in trigandina. A faccia stessa, senza lo dolore, davanti al padre eterno da mattina. Ma sto pensiero è solo fantasia. Da quando arriva è sberta come l'anno. Per modi del mio cara, vita mia, cercando su felice, ma che cambio. Io però prima volevo salutare però un amico, c'è Pasquale Mugliano un attimino che volevo salutare. Pasquale Mugliano, incipit, comunicazione. È un grande amico, per esempio quando faccio delle manifestazioni, delle cose, mi rincuora sempre, è un amico fedele. Niente, a me veramente dispiace di cuore rompere questo momento magico, perché quando si sente Martino non dico recitare, parlare, perché lui con le sue poesie parla. Poi d'altronde la vita che conduce quotidianamente nella sua terra, lui è il mio poeta contadino, perché è così che l'ho definito e così mi piace che lui vada avanti. Grazie, chiedo scusa, ma io devo andare ad un'altra presentazione di un libro all'Ocri. Volevo semplicemente invitare tutti quanti voi, mi è piaciuto moltissimo Cesira quello che hai detto, la sinergia tra le associazioni. Sarebbe ora che questo paese si svegliasse un attimino da quel letargo che ha continuato a vivere sino adesso. Abbiamo iniziato, io sto cercando di portare avanti questo discorso, sono sempre disponibile, tu lo sai, a qualsiasi tipologia di lavoro sinergico e comunitario. Allora, di invitarvi sabato prossimo tutti quanti ad un altro momento magico della presentazione di un libro che fa Maria Grazia, sì. Di Maria Grazia Carnà, che è qui e che io ringrazio perché è venuta da Tamini appositamente per ascoltare con la sua amica, appositamente per ascoltare Martino, e questo veramente non è da poco. Perché partire da cammino per venire a sentire è un gran cammino. Vabbè, posso parlare in dialetto? Ma non lo so, però forse non ti capisco. No, per Maria penso che non mi capisco. Allora, io sabato prossimo, il 25 alle 5:30 al convento di Miremi a Roccella, sarà presentato il libro che è la sua prima opera di questa giovane che sta nascendo e che già ha avuto grandissimo successo nelle prime settimane in cui è stato pubblicato il libro. Mi piaceva dirvelo, ecco, mi piaceva invitarvi. Io lascio un unico invito, vale per tutti quanti. Grazie e buona continuazione. Stavamo parlando delle cose che non, di cose che non si possono cambiare. Però c'è una cosa che cambia.
quando a stagione cangia. Quando la stagione canta, cangia è una poesia che viene fatta perché tante volte le nostre stagioni della vita ci vengono perdenti a volte vincenti. E quindi noi associamo a una sconfitta, quando magari non c'è più il senso, non c'è più una vita come una donna, con una persona con cui si immaginava di poter fare un percorso importante della propria esistenza. Quando la stagione cangia. Finimma di scrivere poesie e senza un aperto, sparirò senza scrusci, da una vinella che ciò non riconosci, tante parole legate a vita mia. A mancupato, per chi sta mala sorte, una vita mia mi resta per compagna. Finestri chiusi, casate tutti i porti, felicità al tuo cuore ciò non regna. Non da vedere, non c'è più buon cuore, né ricorrenze né prega a tutto loro. Oggi bruciati, che amano moccatori, sciuperò lacrime che ti vengono morti. Sul forestero puro la casa mia, e un sentimento diventa malattia. Furono luci, con lo scuro che di orni, molti di gli a reto, ci non torno. Perché ce l'hai? No, ce l'ho. L'ultimo treno è una metafora, di fatto, insomma, no? È una immaginare che il treno sia qualcosa che ti porti comunque, anche se tu sei fermo, ti porti in movimento. È quel senso dell'esistenza che ognuno di noi ha, è quel senso di abbandono che noi diamo a questo mezzo meccanico che ci porta magari alla fine della nostra vita, no? Delle cose che devi soltanto stare fermo, poi ci sarà questo treno della vita che ti porterà. L'ultimo treno passavo destrepato, su pappenari lenti e scombenati, tutti lampioni ad ogni banda stutati, povera gente battuta strada a strada, senza speranza sul nicotrario, cade lavoro manco a parlare, giornati stessi, tirando a campare, manco miracoli se possono insonnare. In l'altra parte non c'è cielo e non mare, un paradiso di fare meraviglie, di stabilezza, un cuore scompiglia, un vecchio pittore non pote disegnare. Mo solo cimeri restanti a mani, a dopo vuoi, non penso a domani. La vita scorre, non nera e non bianca, ma l'inconia che brucia e che sbaglia. Questa non poteva non essere lenta. E arriviamo alla quarta ora. Quarta ora d'interia, i ricordi belli. Qui velo di malinconia, velo di nostalgia c'è in quest'ultimo passaggio, questo penultimo passaggio di ore. Quei dolori che sono interiori, che è difficile da metabolizzare, ma che comunque poi col tempo sono talmente tuoi che ti tengono anche compagnia. Questa mattina di getto tu me ne hai mandato un'altra. Hai dedicato una poesia a tuo padre, che non è in questa raccolta. Mi è arrivata questa mattina alle 10, mentre
lui era nel Gardinaro, perché mi ha detto che andava nel Gardinaro, e io stavo mescolando il sugo. Cioè, per dirvi che cosa è Martino. Cioè, si arriva all'improvviso come un fiume in piena. E mi ha mandato questa poesia, dedicata a tuo padre e a tutti i papà. No. No, perché non ce l'ho, ce l'ho. E sul telefono ce l'ho. Sì, ma... Allora, questa... Quella di stamattina, però... Vabbè, se non te la senti, dai, Martino. No, ma quella di stamattina è... Non vorrei un attimino, perché sono... non vorrei intristirmi. Perché penso che... quella è una poesia in italiano. Ma questa poesia che vorrei... Magari è molto semplice, molto... Io come papà avevo un rapporto particolare, perché lui amava come me la campagna. Ma vabbè, la lasciamo stare l'aratro, che questo lo leggiamo anche dopo. Tu vorrei leggere l'aratro. No, io in maniera... Non è una poesia molto semplice, piccolina, che la dedicavo a lui e che ogni volta mi fa immaginare che lui possa stare vicino a me. E si intitola La primavera da Guarno. E la primavera da Guarno è la primavera per coloro che vivono in campagna, è la stagione del cambiamento, la rinascita, no? Dopo l'inverno gelido c'è questa rinascita e tutto parla, tutto. Però quando tutto parla e tu lo puoi, come dire, condividere con la persona con cui prima la condividevi, è come se fosse una nota stonata, no? Come se fosse un qualcosa che è bellissimo, sicuramente incommensurabile, non ha ordine di paragone con niente, però manca, da dire, veramente, manca qualcosa. La primavera da Guarno. Mi manchi, padre, cavolario seccato, vestuti vecchio e vivere in hangar. Tutto mai più male. Bello, Martino, partito, dai. Cambia, tutti vecchi capelli di vengare. Chi mi mostri? Il rame di putari e chi chiama la mamma all'ora di mangiare. Non è normale, non pare cosa vera di come a un anno si veste la primavera. L'albero e i fiori non sono di credere, non mi giangio il cuore e non ti può godere. Mo sei davanti a mia, ma ridi e crii ancora, e tu mi stringi a tavola a mano. Penso che è bello, ma noi non l'apprezziamo, ponta la partita, torniamo piano piano. L'amore per un padre è certezza che dura all'infinito. L'amore verso un padre è acciaio, granito, diamante che non può essere scalfito. Essere sicuri dell'amore di tuo padre è come fidarti delle tue stesse parole, come del suono che ascolti con le tue stesse orecchie, come le immagini che vedi con i tuoi stessi occhi. L'amore di tuo padre è contagioso verso i figli e il mondo, perché si nutre dell'amore della sua sposa. L'amore di mio padre era tutto ciò. Sempre... Volevo aggiungere anche delle cose, perché in questa parte del libro noi identifichiamo l'amore, ma in realtà l'amore non è soltanto per la donna amata, ma anche per il genitore, no? La qualità magari cambia, ovviamente cambia, perché per definizione l'amore cambia, ha delle sfaccettature diverse a seconda che sia una compagna, che sia il nostro uomo, sia la nostra, il nostro figlio, quant'altro. Esistono delle poesie molto belle anche scritte da altri, a me piace molto quando faccio, leggendo la serie delle poesie, recitare anche delle poesie belle di altri autori, che testimoniano come nel tempo, anche se come dire, il tempo è passato, magari una poesia di 50 anni fa, fatta una poesia magari oggi in dialetto, non è che cambi molto, insomma, alla fine, quando il sentimento è vero, quando quel sentimento si nutre di immagini, di colori. C'è una poesia bellissima che io recito sempre, mi piace moltissimo, del professore Careri di Ardone,
e si intitola Maristella. È la poesia di la descrizione di un amore di una donna bellissima all'interno di una comunità di un paese di Ardoni. C'era, era presente e poi un giorno va via e non c'è più. Maristella. Da una ruga a cupidioni c'è una casa poveretta, una porta, tre scaloni e una sola finestrella. Tempo a regola alla finestra una figliola si affacciava e tenia la ruga in festa, Maristella si chiamava. Era nobile e cortese, una ricca delicata, a più bella del paese si diceva per non amare. Labbra rosse e vigerasa, l'occhi si veniva a te capito, l'occhi vivi come stilli, numerangolo al naso. Maristella era una cosa indiretta alla persona, con l'attore della rosa e lo splendore della luna. Destra e duce a camminare come un'onda in magia, e taruga a sospirare, Maristella si sentiva. Quante belle serenate ogni giovane faceva, un mottetto appassionati la pezzina la voleva. Ma una sera all'improvviso Maristella si vedeva, e una ruga a copiglione la finestra si chiudeva. No, la casa poverella, mo sua magna abbandonata, fu la casa da più bella, fu la casa di una fata. Ma nel cuore sempre l'ama, chi la bella che non c'è, è la casa, guarda e brama, Maristella, Maristella. Molto importante anche, no? E quando alla sera uno si ritrova anche da solo. Eh sì. Che i figli se ne vanno, sono scelte di vita, esatto. Poi esatto. Prendono la loro strada. E mangio solo, e mangio solo è una poesia particolare. Chi, tanti di noi hanno mangiato da solo, hanno mangiato cenato da solo. In realtà chi lo fa una volta ogni tanto, vabbè, anche è un, però chi lo fa pagare perché è per la vita, perché magari che fa in quel modo, magari è più portato a riflettere sulle cose che vive. E mangio solo. E mangio solo, con mia per compagnia. Sogno imparato, conosco questi momenti. Questo silenzio, che pare melodia, l'arbro alto, il vento, i miei parenti. Tutto si ferma, rivivo tutta la vita. Di cose belle o brutte ben trizzate. Il cuore chiama, chi pare calamita, nessuno chiama, restava una buccia. E tutto è chiaro, ne posso discutere. Passano anni e risplendono più veri. All'alto volo, o stesso di pensieri, e poi terra, cadono, in certi con piacere. Per questo resta legge, amico caro, di fare bene, se poi ogni minuto, che tutto torna a re, tu pare o sparo, e dell'amore, per me sto benvenuto. Grazie. Bravo. Sì. C'è una poesia molto simile a questa, che è Quando scura. Sì, adesso però risolveremo la serata e faccio ridere adesso. Martino, non le abbiamo ascoltate due giorni fa, quindi adesso cambiamo un po' il tono. Assolutamente, sì. Cioè, cambiamo un po' il tono. Allora, scusa, comunque è un'altra poesia simile a questa, ed è un attimino, dire, rende l'idea, insomma, chi vive da solo capisce di queste parole, chi vive in famiglia ha la fortuna di vivere così con una famiglia numerosa, come ho avuto io la fortuna quando ero giovane, adolescente, capisce che di questo non parla. Quando scura, una frisa ammogliata, stasera me mangio,
Camò che sta sola, ritrovo per spisa. Chiste un momento, che stocca e che chioggio, chiste stellura, buongiorno che pisa. Se giusto o sbagliato, davvero non saccio, se buono o se malo, non dugno un giudizio. E poi tante cose, non mento e non caccio, a onde mi trovo? A fine o all'inizio? Se un vino dell'acqua non scende e non chiama, e guardo l'orologio e fermo o cammina, se tutto è composo e pare una fera, mi levo, mi assetto, furlanda o la mera. Ma d'ombro mi prego, non sento bugiardo. Lontano, peggioso, la pecora brava, arcello il tuo cielo, con canto d'amore, può tutto s'acqueda e non sento dolore. Sento, a te. Io sempre ti intristisco. No, adesso ci pensa Martino, dai. Allora, a me piacerebbe fare cose allegre, ma le cose allegre sono difficilissime. Allora. Tra gli altri difetti della chitarra è che si scorda continuamente a seconda del... Allora, il pezzo è di un autore brasiliano e si chiama Eterna Saudade. La saudade, insomma, è un sentimento, è quello che ci prende un po' quando qualcuno ci manca, qualcosa ci manca. È mancanza. È una mancanza, sì. È una mancanza che però... non è un dolore acuto, è un qualcosa... insomma, sentite, no? Ci proviamo, eh? Sì. Mezz'ora fa. Prego, la dici. A questo concorso
con questa poesia si canta in alto. È una poesia che Simona, ho ricevuto di essere ricevuto di fare questo fai vedere si chiama in albero, in realtà è una è il senso proprio letterale. Se pianti un albero, cosa avviene? Qual è il senso che uno deve piantare un albero? Qual è il che cosa spinge una persona a piantare un albero, al di là insomma del senso dell'ecologia, del clima che deve. C'è un qualcosa in più piantare un albero, secondo me. Se pianti un albero. A prima foglia sempre mi emoziona. La piantai un albero e feci cosa vuole. Non sai per giusto. Tutti i delicati e un degno caro, lontano i delicati. A vivere a tempo, umano delicato. Sapone gando puro, se c'è del bisogno. Il rame alti, lontane la strada, mostrano i varcelli un matrimonio. C'è ombra verde, allegra di frescura, che nagalenda, che io nani canto. A fronda alta, a luna, ogni sera, ammuccia e anche nera quando guarda. A pozzica esulta, t'accompagna dolce. Avanti al re, allegra, non dà voce. Un vento subito, i capelli sconza, parla ricciola a terra, l'anima pensa. E passa il tempo, faccio che crescimma, ti parlai sempre, e tu parli mai. Tra carne e legno, però, ne capiscimma, io sangue e pelle, un sole, tu di te lì andavi. Passa il tempo, saggio che crescimma, ti parlai sempre più parole mai, tra carne e vini, però te capiscimma, e sangue e pelle, tu sole, vini, devi rindare. Volevo dire una cosa. Esistono anche, intravenzando, vuol dire, ci sono anche delle cose che non posso cambiare anche. Tra le cose che non posso cambiare. Ci sono anche dei sentimenti che, ahimè, non sono necessariamente sono, come dire, nobili. Io ho fatto una poesia, si intitola Invidiosi, potrebbe, di quelle cose, non è che è soltanto virtù, anche delle vizi che possono essere. Che un attimino anche come, si rifà un attimino a quella che era la poesia di Filocamo, ama la lingua. Quella ama la lingua è difficile che... Ama la lingua, così, la lingua me la ricordo, fa così. Non c'è coltello, forfica o puzzuri. Non c'è spada tagliente, non c'è runca, non c'è rasolo, non c'è scannatore che come ama la lingua taglia strunca. Non c'è serpenti, non libera stizzata, come libera tossica ed ammazza. Non c'è gancio, non serra sdentata, che come ama la lingua taglia stanza. I taglia pare non ave pietati, poveri, vecchi, parenti ed amici. Giovani vecchi, schietti e maritati, solo perilla non hanno due dici. Quando si cade in paro, non ne ingaglia, sarebbe meglio lo diavolo non diviglia. O fuoco, o mucira, non di squaglia, la malalingua arrasto centomiglia. Invidioso. Un'altra... Prego, che è successo? Invidioso. Alle vedute, la cima di capigli, scendendo paro fino a sotto le scarpe, sul certone, fin danno sul tapete, risentimento, ti striscia come sempre. Sul tocchio guardano, come ti muovi modo. I meriti latte per inna sono migliori. Valore male, tempo mucciato, rido un po', sono sempre quanto parte. Sono invidiosi, e chi sta in certezza? Nescono e morono, o chi sta debolezza? Umani latti, diventano un orto,
pigliano forza se tutto va distorto. La tua prosperità e felicità diventano malocchio e forfocato. Per Cristo resta leggi e fatto certo. Se muore, chiudo in biglia, cado in parte. Io ho appena anche a Milano c'era un poeta dialettale molto importante, si chiamava Carlo Costa, e una parente di Carlo Costa mi ha mandato, la discendente di Carlo Costa mi ha mandato questa poesia in stretto dialetto milanese. Di essere superiore o no? A cucciare il legno. Da Cattunova, ogni anno in tafera di un paese, ha già diretto 3-4 di mesi. Un fatto per tradizione, non per servire, ma se si ruppe, andai a sostituire. Te mannerei da femmina in casa diventi dominio e tu in potenza e tu ci gerasa. Bici di sughi, bruppette, fave italiana, la fa famiglia mia e pure ma strana. E bici di mo, e qualcuno ti offende con l'occhio fuori l'arzo, a guardi e ci cacci denti. L'arma difesa, tocco la casa, diventa coltello, lo para perché non si scasa. Il figlioli diventa rispetto, ma non può cogliere se non dietro il tuo letto. E se non studiano e diventano diavoli, vi diti a cucciare e pronta, ca, su po' tavolo. Cara cucciare di voti ti abbiscordo e ti dà sul tuo gas fino a mezzogiorno. Tu ti bruci, ti ruppi e manco ricciati, capisci sempre che andai io andati. Chi ne lavoro è di famiglia e se ti scordo non è meraviglia. Tu sei potenza, cuore e piacere di tutti i femmini che sanno i doveri. Tu sei uno scelto di una mamma che raggia e con te inventavo si inventa una sporaglia. Grazie. Simona, Simona è tua? Sì. È di Simona. È di Simona, perché non avessi capito. Allora, perché so che lei scrive. Esistono delle argomenti poi le serate in cui cerchiamo di divertirci un pochino con le poesie invernali. La poesia non è soltanto malinconia, no? Non sono soltanto... Adesso bisogna ridere, no? Non ci sono soltanto pensieri tristi, profondi, magari ci sono anche dei momenti di leggerezza. Tra queste poesie, mi sono ricordato prima, a proposito di Careri, c'è una poesia bellina che si intitola O Papara Gianni. Papara Gianni, per chi fosse di Los Angeles, è uno spaventa passa. E in realtà quel contadino cerca di organizzare un bravo spaventa passa affinché, insomma, è la stessa cosa, la stessa sorte, insomma, e qua alla fine, insomma, su Papara Gianni, quando gli uccelli capiscono che effettivamente non è una cosa seria, insomma, è un fantoccio, ma alla fine le cose cambiano. Papara Gianni. Talor tui per pantoni, un roba ancora buone, seppato fra tre canne, c'è un papparaggiano. A destra, fitta fitta, si mise la barretta, e pare quanto sbarra, a rete da fregare. Marcelli, a primaria, tanto fu la spagnia, restarono sconvolta, cercando. Ma poi, appresso giorno, tepidiando un porco, gli uzzavo con occhi attenti, lo spincerei di netti. Sto spincio, non si gridi, fu lesto per mudire, do tripi in angunaglia, dall'omera di paglia. E mo, a mille amici, passere, canditi, verdune e forgiarelli, non dassero caselli, di fave e di piselli. E fanno colazione, talorti per cantare. E noi... A ste contrate spesso siamo ingannati. Comparano mastroni che sparano paglioni. I prima parano gente con tutti i sacramenti, ma poi i rimangati capisci che mi paghi.
Un diplomato è una poesia bellissima di Coniglio. Ed è la storia di questo ragazzo che festeggia il diploma e in quella sede fa immaginare a tutte le persone che partecipano a quella festa che questa sua vita sia ormai in discesa, ha conseguito il diploma ed è ormai ha raggiunto un livello importante per cui ormai c'è un futuro, sta inaugurando, si sta accingendo a vivere un futuro radioso pieno di soldi. Un diplomato. Quando uccisero il diploma agli figli dalla Rita, ti ci festa, andare a casa, che perie che si mette. Solo un tino di bicchiere e lo scruscio di risate ti rinviglia tutta la ruga fino ai sette maledetti. Cu brindava la salute, cu inneggiava l'avvenire, mentre tutte si impegnavano con progetti a non finire. Cu dicia che andavi a trasi, una ditta commerciale, atti, invece che era meglio la categoria statale. E tra i fumi di lumino, con le chiacce rinvescate, dava solo di cipoglio per le feste sistemate. No, passarono già 10 anni che passia in tuo paese, con le padre pensionato che si passa ancora in spesa. E ne vinci domandelli, distruggi una carta bollata, si impegnavo con mano e piedi per volare con ci stanno. Fece tutto il contorso. Per permettere l'ospedale, per custodio Camposanto, per vederlo comunale. Cerca pure un muso in trufola la politica paesana, ma ogni cosa si è storta. Gli è per là e vicino cane. Si raccomandava con amici, con nemici e con ruffiani. Cerca pure al pagamento con ci sorte sul tramato. Perde insieme alla fatica, tempo, soldi e fantasia. Restava solo con la speranza che ci tiene compagnia. Come unica protesta di un amaro disgraziato che cercandosi con orta e star meno diplomato guarda ospisso sospirando chi lui pezzi per cammina chi si sta già negricando su posti con la cucina. E adesso penso che questa è più triste delle altre. A gioventù. Questa okay. È troppo. Questa è. Allora, questa poesia è di mio papà, è di Giuseppe Ricupo, il fratello di quella signora. Ed è una gara che era il giorno che papà metteva quando facevamo questa gara, come dire, immaginaria, a chi diceva la poesia magari un pochino più bella. E Gioventù è la storia di quest'uomo che vede. Si parte a Canova per noi è la campagna montagna, e vede tanti anni fa una ragazzina bella, semplice, con un fiore in testa. Poi per tanto tempo non va più in montagna e ritorna. E poi dopo tanto tempo, alla fine della poesia si capirà che cosa scorge. Quando ci andava a Canova una volta, vidì una crapaveglia russettata ed io la salutava qualche volta quando mi capitava una canata. Era una cotraveglia modulata di cigni, di chigli, con un nasino un po' lì in su, la faccia solo con l'acqua lavata, i fiori dei capigli pendenti giù. L'altra mattina chi inchianai per caso mi pazzi cantravitti, ma era Ilia. Io, onestamente, no, non so più. Chissà mi pensi ancora bene. Malatti si chiamava Gioventù. Allora io intanto vi ringrazio per stasera. Siamo stati un pochino così, un pochino malinconici. Siamo stati un pochino così. Forse è l'autunno, forse è il primo freddo che ci sta. Siamo abituati troppo a temperature un pochino. E quindi questa sera magari... Forse ci stava, non è? Spero che non vi abbia appesantito molto. Bella serata. Sei stato bravissimo. La bulletta da luci è una... Sì, per sorridere un attimo. Poi ci lasciamo con la mia bulletta.
Poletto la luce è una poesia scritta da Bruno Versace, un mio carissimo amico, e parla di quest'uomo che effettivamente aveva dei problemi con le collette. Ovviamente cercate di trovare un pochino una cosa che ci tocca, e cercava degli espedienti per cercare di, così, di avere una riduzione sulla, cercava di inventare delle cose appunto per cercare di calmierare un attimino queste ambulanze. Mastro Cicci Precacori gli estimava ad alta voce ogni volta che arrivava la bulletta della luce. Non riuscivo nella camicia, non sapevo chi c'era di fare, perché c'era sempre e sempre un burdello di pagare. E poi se rende conto se la regola normale, con tuo soldo di consumo riesce a fare questo totale. Se la pensavo la notte sai, senza sonno e senza luce, per vedere come fare sto consumo di luce. Staccavo tutti la maniera, sta stufa, briga e la macchina. La consumo non abisso, ma l'avevo conservato. Si portava prima oscura e strazzava ben 6 senti. Per abbattere i mesi non trovare più potente. Era lei si accorgivo, poco consumo c'era zero. E mandarono un legato, un risolto sto mistero. Te ne arriva bussa la porta, da casetta in via Badia. Ma sto Ciccio faccio un traccio, devo vedere chi può dire. Sono già 3-4 mesi che non giro contatori. Stamattina vengo io, se c'è proprio c'è terrore. Mastro Ciccio, quando vince poco un genio che smettiamo se riposa e se farsi che segnava a zero punto con che cosa rispondiva? Sarri a zero pure ora che se Ciccio va in genio. Se non vi mangiamo ancora, uso la tua manetta. Salutiamo con questa mia poesia che si intitola La vita nostra. La dedico a tutti voi e alla immaginando e, no, convinto, non immaginando, convinto che la vita sia bellissima fino all'ultimo secondo e che alla fine della fiera ci è stata regalata in dono dal nostro Signore e bisogna onorarla con, in tutti i momenti, in tutti i secondi, con tutti i nostri respiri. La vita nostra. Come un rubetto e tutto con voglia a vita scura, ti vesti e ti spoglia, e regala gli orti abbondanti e felici, e poi arrivano altri, cammuti e non dici. E dopo tanto sudore e fatica, ti dà sta menzagna, non sciogli e non liga. Certi mattini è stirata manera, e poi arriva la sera, non mando la mera. Tu cerchi mangiare e ti affughi di mare, ti inventa scuse e le manda domani. Ti faccio un mini che a testa al tuo muro, prometti certo, ma in grandi sicuro. Ma te la forti, tuo buono e tuo amato, che a Dio speranzoso da letti regalo. E te la fitta, già i doi e per sempre, un duta d'amore, te io la dica. Grazie. Un'altra? Facciamo l'ultimo perché mi sono ricordato un'altra. Questo è veramente l'ultimo, poi rimango. Giornati. Questo è quello veramente salutare. Giornati è la poesia a cui sono affezionato di più. Ed è la... ed è la, la fotografia della nostra vita, da quando siamo giovani, ci sentiamo indiscipliti, a quando nei diversi momenti della nostra vita ci vedono a volte vincenti, a volte perdenti, a quando rincontreremo un amico che pensavamo di non vedere più, a quando i nostri figli non ci saranno più perché sono del mondo e andranno al mondo torneranno, a quando i nostri genitori, ai noi, non ci saranno più. E se avremo fortuna, nell'ultima parte della nostra vita, e avere una persona al nostro fianco, indipendentemente se un compagno, un marito, qualcosa, potremo dire di aver vissuto una vita degna di tal nome. Giornata.
Sì, una goccia di caffè, già ne cangio pure. Sì, una lacrima d'acqua, faccio un ciglio di ciuri. Se risate di figli, le labbrano cuore, e la carizza la mamma ancora, di carne e di induci, allora è giornata di pace e di luce, ma se non ti salvo, e tu solo ti scordi, e la cura di ciuri non puoi più respirare. E non ricci sui grigli e i cicali, in tal via, allora è giornata di malinconia. Ma se può canto dal cielo, tu alzi l'occhio può cielo. Se con arango mondano già distrutte la sigla, e magari ne trovi un amico perduto, allora è giornata che fai salvare. Ma se i figli ne dassano, perché la vita si vive, e la mamma e il papà si dicono puliti, allora è giornata che c'è quella cosa. Un abbraccio e un mi stringi. Per restare ma non due, impastato d'amore, rialziamo la testa e troviamo speranza, poter il resto. Bravo, anche se stasera abbiamo concluso, grazie a tutti voi per essere stati qui, grazie all'associazione. Grazie alla nostra associazione, grazie di questa collaborazione, e questa sera abbiamo anche per questa sera più un viaggio nella poesia. E ricordiamo sempre una cosa, che non esistono autori bravi, autori eccellenti, autori meno bravi, esistono persone. Persone che vogliono trasmettere e che hanno sempre qualcosa da dire e da comunicare. Un libro è qualcosa di eccezionale, è un dono. E questo dono ci apre il cuore e la mente. Grazie a tutti, buona serata. Ma la meglio gioventù è qua. Grazie a Marco. Aggiungiamo qualche parola però. Questo è l'inizio di un viaggio, non è la conclusione di un viaggio, quindi tenetelo a mente. Poi l'altra cosa che dobbiamo dire, noi siamo fortunati ad avere partito. Lo dobbiamo dire ai nostri, come si dice, concittadini italiani, guardate che qua abbiamo una stella che è l'altra volta. Che dire, Gesi, vieni qua, dice che non vieni, che abbiamo bisogno del tuo affetto. Sì. A proposito, non andate via senza comprare il libro di Martino, Che dire, è stata una bellissima serata, siamo molto contenti di avere condiviso con voi queste emozioni, questi sentimenti veramente forti che ci hanno commosso, almeno io mi sono molto commossa, e speriamo di poter vederci per altre cose che comunque, come diceva Cosimo, potremo condividere altre bellissime serate tutte assieme. Grazie. Grazie a tutti, e allora l'appuntamento è prossimo, non vi dico la data, però sarà vicino. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.